29 marzo 1981. La Juventus è prima. L'Inter è un passo indietro, ma vuole approfittare del turno casalingo per bloccare la corsa dei bianconeri. L'impresa non è facile, ma riesce. Era un Inter competitiva che però doveva contrastare una Juve altrettanto forte. La Juve di quegli anni era fortissima con giocatori come Gentile, Cabrini, Bettega, Furino, Tardelli. E tu immaginati uno che arriva a 22-23 anni a giocare nell'Inter e sfidare la Juve. Cioè, io mi divertivo un mondo, ma non tanto perché li temevi, però era come un esame, cioè andare a affrontare questi grandi giocatori. Io mi esaltavo. A livello sportivo tu volevi battere la Juve perché in quel momento era la squadra più forte. L'Inter non vuole assolutamente guardare gli altri battersi per lo scudetto che ancora le appartiene e non le bastano per sentirsi da parte le glorie internazionali. Vuole essere ancora qualcuno. Una squadra tosta, molto compatta, allenata da un ottimo allenatore che era Bersellini. Ha messo in difficoltà, insomma, spesso e volentieri tutte le squadre. E Dino Zoff, tra i migliori in campo, si è arrabbiato non po'. E che il pericolo maggiore sarebbe venuto da Muraro, lo aveva fatto capire ai compagni dopo questa azione dell'attaccante interista. E nel contempo, insomma, Muraro era la spalla ideale in quella formazione di Altobelli. Ha segnato il gol decisivo Muraro, l'eroe, come dicono, di Belgrado. Sì, lì è stata una bella azione, mi sembra di ricordare che sono andato io in possesso di palla sulla destra e ero in lotta con Furino, mi ricordo che l'avevo dribblato, in seconda battuta arrivò Prandelli per cercare appunto di chiudere. Tanti dissero che ero stato bravo anche a dribblare Prandelli, io dico a distanza di anni che ho vinto un rimpallo, la palla è rimasta lì, sono arrivato sul fondo, l'ho messa dietro e Muraro anche lì la girò in porta facendo gol. L'Inter batte la Juve con questo bel gol in contropiede di Muraro, la specialità di Carletto, un attaccante molto agile, veloce, guizzante che fece buone cose negli anni 80 al fianco di Spillo Altobelli. Due che si integravano molto bene, erano molto rapido e veloce, quindi mai visto un'ala veloce come Muraro. Tant'è vero che nei test, anche qui da noi, nei 100, nei 200, nei 400, era un fulmine, quindi lui poteva anche fare atletica leggera, quindi poteva essere uno sprinter di livello nazionale notevole. È un giocatore comunque anche lui molto importante per quell'Inter. Ma Mura è stato un giocatore determinante per il nostro periodo perché era un'ala molto veloce e lui a volte si arrabbiava perché su 10 volte, 7 volte io dialogavo con Altobelli e 3 volte lanciavamo lungo per lui. Però adesso a distanza di anni possiamo ricordarglielo, era il mister che mi diceva Bersellini fa quando devi scambiare la palla vai con Altobelli, quando devi lanciare lancia Muraro, così a distanza di anni glielo spieghiamo come andava. Non è che ce l'avessi, anzi Carlo è sempre stato un bravissimo professionista e un ottimo giocatore.